Tanto ci ricasco tutti gli anni, ragazzi miei. Siamo su, come si chiama sto gioco? Famo FIFA 24. Sto per cominciare ufficialmente l'Ultimate Team. Ma ve lo dico immediatamente. 2500 mi piace. Che è sto zero? 2500 mi piace su questo video. Nell'esatto momento in cui arriveranno, vi pubblico immediatamente il secondo episodio. Può tornare, e dipende tutto da voi, lo smadonnatore seriale. La Weekend League. Tanti altri spacchettamenti. Raggiungiamo un obiettivo fattibilissimo. Oh, vedo pure l'alternativa. A partire da questo momento 200 nuovi iscritti. Siccome su questo canale YouTube il 45% di voi mi segue sempre ma non è iscritto, approfittatene. Se vi iscrivete e attivate la campanella vi arriverà anche sempre la notifica ogni volta che pubblico qualcosa, così non vi perdete niente. In più possiamo raggiungere l'obiettivo secondo episodio. Io ho intenzione di giocarci parecchio quest'anno. L'anno scorso, lo sapete, ve ne ho parlato in un contenuto dedicato. Non mi aveva preso minimamente. Piuttosto che portare contenuti contro voglia, lo avete visto, ho smesso completamente di portare FIFA. E anche i football, tra l'altro. Solo pronostici gameplay ho portato. Detto questo, siete pronti? Tiè! Ultimate Team! Dai che se comincia! Per giocare è necessario aggiornare le rose, va bene? L'ho aggiornate 780. Per ogni cosa devi aggiornare le rose. Va benissimo così. Tra l'altro ho preso, lo sapete, la Ultimate, mo qua scegli il tuo pacchetto iniziale. Io ogni volta casco su Italia, a sto giro vado su Premier. No, vabbè, io le origini, ragazzi miei, per quanto poi, ovviamente, fan Ultimate Team inglese, non ne... A parte sono cambiate pure le... Oh, seleziona, scusate, ne avevo selezionato. Che dati è? Premi per saltare, non premo niente. Vediamo che... Cagliari. Cagliari. Che Paoletti. Ah, cominciamo bene. Vabbè, giustamente il pacchetto iniziale. Questo è il giocatore più forte di questo pacchetto. Non mi esce manco fuori Petagna, giustamente, perché si rifiuta di fare il walkout, anche lui Ok, stesso. non sarà la rosa E più questa è la squadra iniziale. cominciare. Va bene. Facce molto Dammi molto. Oh, un'occhiata per vedere da bello. chi è composta. Sandoval. Ok, quando hai Dov'ha? finito. Non lo sa manco. Vabbè, per cominciare, io direi che è veramente una squadra ben attrezzata, assolutamente. Soprattutto il portiere ispira molta molta fiducia. Questo pare un amico mio, anzi, pare mezzo Cristante, tra l'altro, a guardarlo attentamente. Ma comunque, ragazzi, se sbatte la colonna, sapete che fine fa Ogbonna. Detto, lo cacciano dalla chiesa. Vabbè, allora. Ah, guarda questo che fa. Ma perché comunque anno dopo anno. Secondo me fanno apposta a fare certe fai. Questa è una faccia da maniaco proprio. Vabbè, no, vabbè, lasciamo per. Felici, infelici. Mi sembra tutto tranne che felice. Quest'altro va benissimo. Vabbè, senti. Drolè. Drolè. Va bene. Pronto. Mo che devo fa? Torno indietro, no, avanti, La prima scusa, cosa da avanti. fare è Scegli un prendere oggetto contatti con giocatore con una l'equipaggio evoluzione elevata in dell'Ultimate prestito Team. per migliorare la tua Seleziona rosa. l'oggetto che vuoi sostituire con Cioè? il prestito. No, aspetta, non ci ho capito niente. Che clicco qua. Devi selezionare uno già occupato. Devo scegliere. Io non ho capito. Oh, mamma mia, ci ho giocato 3 giorni fa Ultimate Team. Non mi io non mi ricordo, ma guarda. Comunque, ragazzi miei, facciamo così, facciamo SOS, scegli un giocatore. In prestito al posto di Baldé. No, aspetta. Uno più scarso. Quello più scarso possibile. 50 c'è Ahmed. Via, ciao Ahmed. Te saluto. Chi è? Ah, sì, vabbè. Oggetto giocatore in prestito. Ah, mi ero scordato sta cosa. Che c'è la possibilità anche. Ah, ma quest'anno io non oso immaginare, quante critiche ci saranno per questa situazione, perché comunque diventa una situazione molto molto particolare in termini di gameplay probabilmente, perché ipotizzo che 86 e 86, cioè è buggatissima come calciatrice probabilmente. Senti, a me non me ne soddisfa manco uno, io piglio quello dall'overall più alto, perché comunque Ok, parliamo ha pur già sempre di Luka finito il Modric, prestito, ma quindi 87 dove... intanto Ah, ti servono delle difese. Scegli tra allora queste. Potrai Wolves, cambiare questa equipaggio con le praticamente è altre che troverai giocando. L'Atalanta barra Inter, Lione, Spagna, Shanghai. Che piglio qua? Mamma, non me ne piace una di queste. Andiamo su, vabbè, andiamo sul. Io tanto piglio sempre questa. Trasferta, trasferta. Prendiamo quella del Real Madrid in trasferta. Visto che c'ho Modric. Anche se Sono Real. pronto. Se Vabbè, vuoi che i tifosi sostengano Lecce. te, Vabbè, così qua va. ragazzi. Lecce Scegliene di una di Gabomen queste. 69, Questa è la ovviamente. prima. E ok, Ora quindi scendi in abbiamo. È campo. felicissimo Luka Modric. Io non sono così felice. Non so. Senti, poi mi ti aspetto nel negozio per ricevere un set esclusivo di oggetti personalizzati. Ma che cazzo me ne frega, ragazzi miei. Ve lo dico proprio onesta. Nike Mad Ready. Sì, va bene.
non ce ne frega niente manco di questo. Impara e migliora. No, senti, gioca ora, non c'ho nessuna voglia di imparare e migliorare. Sono 20 anni che gioca ultima Teteam, costruisci, gioca, ottieni stelle, bestemmia. Quella è proprio la mia, è bestemmia, ottieni giocatori, bestemmia, gioca online, bestemmia. Che è sta roba? Ma come la... Che è Galleria Stelle, mo? Oh mamma mia. Galleria Stelle, hanno messo qua i pacchetti oro. Con le stelle. Aspetta, con le stelle. Ma io non c'ho le stelle. Che sono mo le stelle? Ma che è sta roba? Basi. Ti aiuteranno a migliorare le tue abilità. Traguardi. Viaggio giocatrice Kerr. Tour mondiale, aggiornato specialista palle in Ragazzi, non ci sto a capire niente. Ma che è sta roba? Ma io voglio spacchettà! Creazione rosa per il momento no, trasferimenti non ce ne frega niente. Andiamo al negozio. Abbiamo trovato, dopo 20 minuti abbiamo trovato il negozio. Allora, questo pacchetto contiene contenuti di personalizzazione. Anteprima pacchetto, anteprima, controlla, aggiorna. Qua l'anteprima non si può fare, andiamo a vedere che c'è sta dentro. Tanto tutte stronzate probabilmente. Allora, sì, bellissimo. Oh, ma non aspettavo altro che questo pacchetto, ragazzi. Sono emozionato, veramente. Io vi ringrazio per avermi dato per la modica cifra di 20 euro in più rispetto al FIFA normale, che in realtà ho comprato solo per giocarci una settimana prima e solo perché faccio lo youtuber, perché ne avessi fatta avrei comprato molto più tardi con tutta la calma del mondo. Stemmi, sì, nero verde a me piace in particolar modo, però io confermo gli oggetti. Evoluzione founder, riscatta oggetto, ma vabbè. Abbiamo perso un minuto della nostra vita inutilmente. Pacchetto giocatore in prestito, pacchetto giocatore in prestito e contenuti contiene un oggetto gioco Nike in prestito per 24 partite. Ok, tutte cose completamente indice. Te regalano un tots di 100.000 di overall per tutta l'esistenza di FIFA, te lo ridanno tutti gli anni ogni volta che esce FIFA. E che dati, è bellissimo. Divise, ragazzi, veramente strato. No, qualcosa mi hanno dato, ma è in prestito per 24 partite. Però, ragazzi, Federico Cerce poi, tra l'altro, pure italiano. Ma è ottimo. Sono 24 partite, comunque non è proprio poco, ma avessero regalato per sempre sarei stato più contento. Pacchetto giocatore in prestito per la prenotazione, contiene un Haaland in prestito. Ah, vedi, un Haaland in prestito e poi ambasciatore in prestito per Haaland 91, ragazzi miei, non credo sia mai stato così forte su FIFA. E qua su che te vado? E io te vado su Vinicius. Confermi, assolutamente sì. E poi scegliamo un altro calciatore, ambasciatore ovviamente, Minonna, 90 data, Pop, Marta e ovviamente Kerr. Io vado su Kerr, ragazzi miei, ovviamente una delle più forti del mondo. Di conseguenza, conferma oggetti. Va benissimo così, qua tocca pure stare attenti a che tipo di battute si fanno, perché se no poi uno per scherzare, gente pensa chissà che cosa. Non dico assolutamente nulla, perché a questo siamo purtroppo, ahimè, arrivati. Non si può proprio più scherzare su niente, quindi come avete visto mi sono trattenuto a dovere. 5, 3, 50, 600, 500, contiene 6 rari, 3 rari, vedi, più spenni, sti pezzi de... Pacchetti promo, questi sono i pacchetti classici, credo. Pacchetti classici, vabbè, sono quelli classici. Poi bundle, non ce ne frega niente. Bundle stagione, bundle stati, ma vaffanculo. Allora, io andrei su, questi sono da 150, facciamo pure con l'anteprima pacchetto. Così, giusto per guardare, vediamo, tanto sarà una schifezza di quelle clamorosis ES della Juve. Abbiamo capito che è Filip Kostić, che comunque 82 è italiano, è appena Serie A. Ve posso dire, ragazzi miei, ma a me mi fa tutta la differenza del mondo. Jeremy Pino, questo è carissimo ovviamente, rosso e arancione, i cartoncini dei tifosi, è carina come co, 1000 crediti. Io direi che sto pacchetto mo vada a PA. 7500 crediti in ce l'ho, facciamo con 150 FC points ovviamente, quindi mi sono spiattellato già, sposta tutto in scarta, magari no, io vorrei confermare tutto quanto, quindi
me li porto a casa, riscattiamo sti 1000 creditini che non fanno mai male, onestamente parlando, e ci andiamo a sto punto a spiattellare. Posso fare un'altra anteprima pacchetto? Ah, ma vedi che bello, posso fare ogni volta anteprima pacchetto? Così se non mi interessa o... lo butto al se... ok, Shevchenko può essere un... ah no, vabbè, del Girona però. Non ce l'ho in mente. Ah, ok. No, 82. Invece era forte pure questo in realtà, però... che poi non mi ricordo sta cosa dell'intesa, ragazzi. Mi pare che mo se possono mettere calciatori di tutti i tipi e se tutti fanno intesa. Non vorrei lì una stupidaggine. Ma l'anno scorso ci ho giocato veramente poco. Mi sa che già era così dall'anno scorso. Che faccio? Ottiene pacchetto oppure nuovo you pacchetto? Stupacchetto, ci stanno pure 1000 crediti, ma io... però voglio provare a fare una cosa. Se io il pacchetto non lo ottengo... se... ah, vedi? Non posso più fare prima pacchetto, però ne posso aprire un altro, no? E poi c'è un lasso di tempo. Questa cosa avrei dovuto saperla da tempo. In memoria, ovviamente. No, manna avanti, me ne piglio un altro. 150. Non so... ah, ottengo quadrato. Ok, quadrato. 150 FC points e andiamo a vedere che cosa ci troviamo, che cosa ci tiriamo fuori. Sono quasi convinto di COC, aspetta che non ho visto. Ah, del Fenerbahce, perfetto. Chi è? Mi cugino Szymanski. Beh, non è ma fa schifo, va benissimo, lo prendiamo lo stesso perché questo manco poi sarta. E Kika Nazareth, va benissimo. Dendonker, che... Fernando Gago allenatore. Si allena come giocava alla Roma, ragazzi miei. Turchese, va bene così. Ok, le battute le evitiamo, non sia mai, ragazzi miei, si possano creare delle polemiche infinite. Ti dà ancora la possibilità, c'è 23 ore per pensarci, di spupazzate quel pacchetto. Io continuo con i pacchetti quelli semplici, vi dico la verità, perché tanto... se te deve di chiappa, la chiappa, eccolo. CDC, Kimmich. No, ho detto il nome a caso. Alexander Arnold, perfetto. Ok, ha cambiato nazionalità nel frattempo. E sì, vabbè, ci può assolutamente stare. CDC 81 sicuramente non è malaccio. Devo capire meglio sta cosa dell'intesa. Cioè, i Hubers, ah no, Hubers. Oscar, sei tutto tranne che da Oscar. Sentinella, Muro, queste sono sicuramente cose che possono fare, a caso mio, tornarmi particolarmente utili. Non mi fermo qui, ragazzi, e vi tiro fuori un altro pack. Ovviamente c'ho 4000 adesso FIFA points, se ancora così si chiamano. Ho visto bene. Ma hanno comunque un prezzo per due ore. Ho preso Black. Ma su FIFA solitamente per prendere sti calciatori ci vogliono settimane, se non mesi, se non anni. Com'è possibile che mi danno Black così sull'unghia? Magari c'è sta pure nel doppio pack. Scelta giocatore Ronno, Loftus-Cheek, Aouar. Ragazzi, ma mi sto già ad allestina Serie A, sicuramente è interessante, eh? Ok. Scelta giocatore, valutazione 75-80. Vediamo che ci esce fuori. Sarà in prestito come minimo. Ce ne sta uno italiano. Oh, Armando Broia. Che non è male, però, ragazzi, ve posso dire. È italiano, fa intesa. Poi è uno dei miei calciatori preferiti. Cioè, qua la scelta è veramente. E credo non sia in prestito, ovviamente. Quindi me lo porto a casa immediatamente, così sull'unghia. E sicuramente mi può tornare particolarmente utile. Siamo a 4000 FIFA points. No, allora 150 so 3 allora 1500 so 10 pacchetti. 3000 so, vabbè, no, un altro pacchetto so famo, dai. 150 FC points, ma detto talmente bene nell'ultimo pacchetto che sia C italiano a Bonucci come minimo. E Chiellini, ragazzi. Quant'è? Eccala, vabbè, giustamente. Però dai, Giorgione Nazionale, ragazzi. Mi sto allestendo una squadra niente male, devo dire la verità, Zitto. Prendiamo tutto quello che viene e ovviamente ci andiamo a scegliere un calciatore. Magari italiano, magari Perez.
Fermi, fermi. C'è la nazionalità del Gabon. Jota. Ma che baffi c'ha questo? Perez, ragazzi, questa sembra una foto segnaletica, ve lo dico proprio onestamente. Questo non vorrei dirlo, ma sembra abbastanza mani. Vabbè, mani. Prendiamo, dai. Vabbè, qua per il meme, però è anche quello con l'overall più elevato, ragazzi. Io vi vado a prendere il Gabon, uno dei miei amici preferiti. E niente, è andata così. Ragazzi, io mi fermerei qui perché tanto, insomma, voglio tenermi, visto che qualcosa di buono l'ho pescato. Adesso mi organizzerò la mia squadra, posso fare un contenuto dedicato in cui vi faccio vedere anche quella che è la mia squadra provvisoria, ma non adesso ovviamente, magari facciamo prima almeno un altro paio di spacchettamenti e poi cerchiamo di tirarci fuori, no? Una squadra buona, utile per farci qualche partitozza online. Vi ringrazio per la visione di questo contenuto. Gli obiettivi per sbloccare il prossimo ve li ho detti. Alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi.